Adesso vediamo degli altri esempi. Prendiamo questa funzione qua, f di x uguale x seno di 1 su x, questo per x diverso da 0, 0 se x uguale a 0. Allora, come fatta, se vi ricordate, allora, innanzitutto qual è il campo di esistenza di questa funzione? Qual è il campo di esistenza? Tutto è in zero, l'ho definita apposta in un altro modo. Se x è diverso da 0 si può definire tranquillamente come x. Ok. Allora, com'è fatta questa funzione? Se vi ricordate, la funzione seno di 1 su x aveva, mi pare che l'abbiamo già visto una volta, l'abbiamo accennato una volta, è un grafico di questo genere. È un grafico di questo genere. E poi qua. Vabbè, insomma, dovrebbe essere una funzione dispara. Comunque oscillava, per x che si avvicinava a 0, oscillava infinite volte tra 1 e meno 1. Se, questo senza la x. Che succede adesso se ci metto una x a moltiplicare? Secondo voi? È una cosa simile? Soltanto che oscillerà. Ora, quando il seno oscilla tra meno 1 e 1, con lo stesso schema di prima, quando il seno vale 1, questo vale x. Quando questo vale 1, questo vale meno x. Quindi sicuramente la funzione non può superare, questa funzione qui è minore o uguale del valore assoluto di x ed è maggiore o uguale del meno del valore assoluto di x. Questo è il valore, diciamo, il valore assoluto di questa quantità è minore o uguale del valore assoluto di x per il valore assoluto di un seno che è minore o uguale di 1. Ah, il valore assoluto di x da questa parte fa x, da questa parte fa meno x. Quindi la funzione da questa parte oscilla tra meno x e x, da quest'altra parte oscilla, di sopra c'è meno x e di sotto c'è x. Allora, vediamo un po'. Quindi, cominciamo a vedere il limite per x che tende a 0 di f di x, quanto fa? È chiaro a tutti che è 0? La funzione, per esempio, facciamolo da destra, la funzione è compresa tra x e meno x. Per x che tende a 0 da destra, x tende a 0, meno x tende a 0, la funzione sta in mezzo, oppure lei tende a 0. Che è uguale a f di 0. Questo che vuol dire? A norma di definizione, che significa questo? Che la funzione è continua nel punto 0. Quindi questa funzione è continua in 0. Adesso andiamo a vedere per quanto riguarda la derivata. Facciamo la derivata. Come si fa questa derivata? Vediamo un po'. Cominciamo, attenzione, innanzitutto cominciamo a vedere per x diverso da 0. Per x diverso da 0 abbiamo quella definizione là. Lì la funzione è sicuramente definita e anche derivabile. Siamo in una vetta, quindi non ci saranno problemi. Si può derivare con le solite regole di derivazione del prodotto. Quindi la derivata per la prima e per la seconda. Poi? Meno x coseno di 1 su x per la derivata di 1 su x, perciò ci ho messo meno, quindi abbiamo questa roba qui. Ok?
sarebbe x per coseno di 1 su x per meno 1 su x quadro. Meno 1 su x quadro per x fa meno 1 su x, viene questa roba. È in 0? No, non esiste. Come? Allora, ricordatevi, in 0 non potete prendere questa e derivare questa, non esiste, perché questa è una definizione in un punto solo. La derivata è un limite, quindi per calcolare questo limite io ho bisogno dei valori della funzione nei punti circostanti. Quindi qui va bene, perché questa definizione viene data su un insieme aperto. Allora, ogni punto su cui vado a calcolare la derivata, per esempio punto 1 sta qui dentro, diciamo, sta nella parte x diversa da 0, in quella parte vale quella definizione, quindi vale quella definizione in tutto l'intorno, quindi posso fare il limite usando quella definizione. Quindi è inutile che faccio il limite, che già l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto la teoria delle derivate, quindi posso direttamente calcolare la derivata in quel modo là. In questo punto no. E allora come devo fare? Devo fare il limite del rapporto incremento. Diciamo, devo fare il limite per x che tende a 0, la funzione nei punti diversi da 0 fa x seno di 1 su x, in 0 fa 0, tratto x meno 0. Allora meno 0 meno 0 si toglie, x e x semplifica, viene il limite per x che tende a 0 di seno di 1 su x. Ma seno di 1 su x per x che tende a 0 non ha limite. Non ha limite né da destra né da sinistra, perché la funzione oscilla tra meno 1 e 1. Quindi questa funzione non ha limite. Quindi questa funzione è un esempio di una funzione continua, non è derivabile in 0, ma in 0 non c'è un punto angoloso. Perché pur essendo la funzione continua, la derivata di 0 non esiste proprio. Se definissimo la derivata, diciamo, se estendessimo questa funzione in 0, ovviamente non sarebbe la derivata, ma se andassimo a dare un valore alla funzione in questo punto, qui ci sarebbe una discontinuità essenziale. È chiaro? Perché qua vedete, addirittura c'è, questo pezzo già non converge, quest'altro pezzo non converge ancora peggio. Non sto guardando il livello a partire da destra, sto guardando proprio la derivata. Ok, andiamo a vedere se cambiano le cose se qua ci metto x quadro. Qua ci metto x quadro. Allora, se ci metto x quadro, allora facciamo, correggiamo subito la derivata, se no qualcuno può pensare che questa sia la derivata di questo. Qua viene 2x e qua invece viene 1. Ok. Allora, poi attenzione però, la cancello perché quello lo dobbiamo ancora fare. Adesso faccio il grafico. Stavolta abbiamo x quadro seno di 1 su x, la mia funzione fa così, stavolta fa così la mia funzione, se andiamo a fare un grafico col computer più o meno. Adesso in 0 cosa fa la derivata? Allora, bisogna fare il limite del rapporto incrementale, cioè bisogna fare il limite per x che tende a 0 di f di x, però nei punti diversi a 0, quindi x quadro seno di 1 su x meno 0 fratto x meno 0. Allora, meno 0 e meno 0 lo posso cancellare, x e x la posso semplificare. Questo limite quanto fa? Quando fa questo limite? Per x che tende a 0.
0. Questa tende a 0 e questa è compresa tra meno 1 e 1. Quindi quel prodotto è compreso tra x e meno x, o tra meno valore assoluto di x e valore assoluto, quindi tende a 0. Lo vedete che qui la tangente c'è. Sta funzione oscilla maledettamente, però in qualche modo il comportamento vicino a 0 è compreso, diciamo, la funzione è compresa tra x quadro e meno x quadro, e entrambe in 0 hanno la tangente orizzontale. Quindi anche quella funzione nel punto 0 ha la tangente orizzontale. L'abbiamo fatto il capo. Quindi la derivata in 0 c'è. Però attenzione, facciamo adesso il limite per x che tende a 0 di f' di x. Quanto fa questo limite? Dobbiamo usare questa questo calcolo qui, perché per x che tende a 0 x non può assumere valore nullo, quindi ok? Allora, questo pezzo tende a, e questo non esiste. Allora questo lì non esiste. Quindi attenzione, che può succedere che una funzione, allora, può succedere che una funzione sia continua ma non sia derivabile, e non è detto che ci siano degli ala sinistra e destra. Prima abbiamo visto che può succedere che non è derivabile in un punto, là il limite non esiste proprio, né da sinistra né da destra. Può anche succedere che la funzione c'è su tutto R, è derivabile su tutto R, la derivata si calcola su tutto R, ma almeno in un punto, poi può succedere anche in più punti, ma almeno in un punto abbiamo prodotto un esempio in cui la derivata non è continua. La derivata non è continua. Attenzione che non può succedere di avere una discontinuità a salto. Se la derivata non è continua, la derivata può solo avere una discontinuità S, perché i punti dove diciamo il rapporto di incrementale fa un salto, cioè il limite del rapporto di incrementale fa un salto, lì c'avete la derivata a sinistra e la derivata a destra, insomma lo dovrei dimostrare, però è così. E quindi non potete avere la derivata, e quindi non potete avere la discontinuità a salto, perché lì avete la derivata a sinistra e la derivata a destra, non coincidono, la derivata non c'è. Qui invece c'è, punto. Ma non è uguale al limite per x che tende a 0. Può succedere questo, questo è l'esempio. Quindi diciamo se io prendo, diamo un nome a queste due funzioni, allora prendiamo f di x uguale x seno di 1 su x, diciamo uguale a questa funzione è a 0, questo se x diverso a 0, 0 se x uguale a 0. Allora questa funzione, abbiamo detto, era definita, era continua su tutto R, esiste f' di x se solo se x diverso da 0. Prendiamo questa nuova, quest'altra funzione invece, chiamiamola g perché la voglio mettere insieme a questo così ve la ricordate, g di x uguale x quadro seno di 1 su x per x diverso da 0, 0 per x uguale a 0, g è continua su tutto R, esiste g
di primo di x per ogni x appartenente a R, ma g' non è continua su tutto R, in particolare non è continua in 0. Allora, quando una funzione ha la derivata continua, si dice che la funzione è di classe C1. Quindi qua, più semplicemente, possiamo dire che G non è C1. Diamo la definizione qui sotto. Allora, definizione per semplicità prendiamo E un insieme aperto. Se lo prendete con me è la stessa cosa in realtà, però potete avere difficoltà a capire quello che succede sugli estremi, ma comunque mettiamo aperto così non ci sono problemi di sorta. Allora, mettiamolo con me. Quindi insomma, per capirci, anche l'intervallo AB chiuso, va bene. F si dice di classe CK su AB se solo se esiste la derivata kappesima di f valutata in x per ogni x, vabbè, chiamiamolo b e basta, scusate, per ogni x appartenente ad a. Oh, che significa derivata kappesima di f valutata in x, e poi la derivata kappesima di f è una funzione continua a b. Oppure, se preferite, un modo equivalente di dirlo è che tutte le derivate sono funzioni continue. In realtà basta l'ultimo. Per capirci, supponiamo che, diciamo, per fissare idee, esempio k uguale 3, allora io devo avere f di x, x sta in AB, poi devo poter calcolare la derivata f' di x per x appartenente ad AB. Ovviamente negli estremi devo calcolare solo la derivata a destra e la derivata a sinistra. Poi devo questa funzione, allora questa qui al valore di x è una nuova funzione, questa è la funzione derivata prima, cioè se la derivata si può fare in tutti i punti del dominio o in tutti i punti di un sottoinsieme del dominio, in quel sottoinsieme si può cercare di ulteriormente derivare. Quindi devo andare a fare, posso andare a fare la derivata seconda e posso andare a fare anche la derivata terza, la derivata terza deve essere a sua volta una funzione continua. Quindi se una funzione si dice di classe, ovviamente se questa è continua, quelle di prima sono continue perché sono derivabili, abbiamo già visto a suo tempo che se una funzione è derivabile è sicuramente continua. L'ultima non lo sappiamo, quindi di classe CK vuol dire derivabile K volte con derivata continua. Quindi per esempio quando torniamo a quelle funzioni là, x seno di 1 su x, 0 in 0 è c0, ma non è derivabile dappertutto. Anche se ci metto un altro x quadro, questa è c0 derivabile, ma non è c1. Se invece prendessi per esempio la funzione x quadro per segno di x, cioè la funzione che vale x quadro di qua meno x quadro di qua è 0 in 0, quella funzione lì sarebbe la derivata di quella lì è 2 valore assoluto di x,
che poi a sua volta è derivabile di tutti i punti solo diversi dal 0. Quindi quella, la funzione x quadro segno di x è una funzione derivabile una volta, la derivata è continua, ma non è derivabile due volte, perché in 0 non è derivabile due volte. E quindi quella là è c1, poi è derivabile ai punti diversi da 0, ma non in 0. Oppure prendete la funzione valore assoluto di x cubo. Vediamo un po', questa funzione come sarà? È continua. È derivabile? La derivata quanto fa? 3x quadro segno di x. Perché se io prendo valore assoluto di x cubo, la derivata deve essere prima negativa di qua e positiva da quest'altra parte. Quindi 3x quadro non va bene. 3x quadro è il segno di x. Se andare a fare i conti. Quindi poi è derivabile due volte. Valore assoluto di x cubo è derivabile due volte, la derivata due volte fa 6 valore assoluto di x. È derivabile tre volte? No, in 0 no. Il valore assoluto in 0 non è derivabile. C'è il punto angolo. Quindi quella funzione valore assoluto di x cubo è c2 ma non è c3. Anzi, c2 ma non è derivabile la terza volta. Oppure, diciamo, facendo delle varianti sul tema potete togliere lo sfizio di avere funzioni che sono di classe c7 ma non c8, poi magari la derivata ottava non c'è, oppure la derivata ottava c'è ma non è continua. Potete fare tutto quello che volete. Quindi, però la funzione si dice di classe ck quando è derivabile fino all'ordine k incluso e tutte le derivate, cioè soprattutto l'ultima, perché quelle di prima ovviamente lo sono tutte continue. Vediamo un po', la funzione x alla quarta più 1 di che classe è? Vabbè, è di classe c4, ma è anche di classe c5? Perché no? Perché la derivata quarta fa 24 e la derivata quinta fa 0 e la derivata sesta? Allora è anche di classe c5 e c6. Di che classe è? Allora, quando una funzione appartiene a alla classe ck per ogni k, per ogni numero naturale, diciamo che è di classe c infinito. Quindi c infinito, se volete, abbiamo già detto, i polinomi sono di classe c infinita, non è che perché è un polinomio di grado k si deriva k volte, k più una volta e poi non si può derivare più. Quando sei arrivato a 0 poi derivi sempre 0 e fa sempre 0. Quindi c infinito per definizione è l'intersezione delle classi ck per k che va da 1 a infinito. Le classi ck sono importanti perché spesso succede che noi non vogliamo soltanto per dimostrare qualcosa su una funzione, non ci basta magari che la funzione sia solo derivabile, ma magari ci serve pure che la derivata sia continua. Allora invece di dire esiste la derivata e pure continua ogni volta, diciamo prendiamo una funzione di classe c1, già significa esiste la derivata, ecco, è chiaro? Funzione di classe c2 che significa? Esiste la derivata seconda, derivata seconda e continua, pure esiste la derivata prima e continua, esiste la derivata seconda e pure continua, è la stessa cosa. C infinito, possiamo derivare, diciamo esistono tutte le derivate, c'è bisogno di dire che sono tutte continue? È implicito, perché siccome sono tutte derivabili, sono tutte anche continue. Lì non c'è bisogno di dire che l'ultima è continua, perché non c'è un'ultima, sono tutte quante derivabili. Quindi questa qui è la situazione. Allora, vediamo un po'. Facciamo, visto che oggi per fare diciamo la formula di Tero, per fare altre cose è troppo presto, cioè ci è rimasto troppo poco tempo, facciamo un paio di piccoli studi di funzioni.
Allora, io dico, proviamo a fare questo studio di funzione qua. Allora io dico, senza manco fare nulla, alcuna derivata, dico che questa funzione fa così. Allora, questa è la funzione il quadro, e qui invece c'è una funzione il grafico di questa funzione è il grafico del logaritmo di x quadro. Quanto fa il logaritmo di x quadro? Se lo voglio esprimere con logaritmo di x? 2 è la solita cosa, la radice di x quadro non fa x, cioè fa x solo per i positivi, ma in generale fa valore assoluto di x. Anche perché se facesse logaritmo di 2 logaritmo x lo definissi solo da questa parte, invece logaritmo di squadro è definito pure da questa parte. Vabbè, insomma il grafico si potrebbe fare un momento. Allora, cerchiamo di capirla meglio sta cosa. Allora, voi vi ricordate che noi abbiamo fatto un limite notevole che diceva che il logaritmo di 1 più t fratto t per t che tende a 0 faceva 1? Quindi per t che tende a 0 vale questa, scusate, un piccolo di t, vale questa identica. Allora se ci metto x quadro al posto di t, cosa mi diventa? Logaritmo di 1 più x quadro uguale x quadro più o piccolo x quadro. In verità dimostreremo in seguito che qui dopo t il termine successivo è meno t quadro mezzi. Allora se aggiorno la situazione, qua cosa ci devo scrivere? X quadro quadro a x alla quarta. In verità il termine successivo è di ordine 6, per cui qua, vabbè, mettiamo un piccolo di x qua per coerenza. Bene. Oh, allora questo cosa dice? Se conoscevamo quella formula di prima, intanto ci diceva che vicino a 0 il grafico della mia funzione si deve comportare come una funzione di squadra. E infatti, quasi coincide. Se conosco questa formula un po' più precisa, mi dice che non solo si comporta come una funzione di squadra vicino a 0, ma la prima correzione è nega. Quindi il grafico della mia funzione come sta rispetto a quello della funzione di squadra? Sotto, vicino a 0, altrove poi non si sa, però insomma intanto vicino a 0 sta giù. Infatti vedete, questo si confonde quasi con quello di squadro fino a un certo punto, poi dopo questo va più su, questo va un po' più giù.
Adesso vediamo invece se si può sviluppare la funzione per x che va a infinito. Adesso facciamo tendere x quadro a più infinito, cioè che vuol dire x tende a più o meno infinito. La stessa cosa. Allora, logaritmo di x quadro come si può scrivere? Scusate, x quadro più 1. Andiamo con calma. Mettiamo in evidenza x quadro di è vero o no? Adesso il logaritmo di un prodotto è la somma, quindi abbiamo logaritmo di x quadro più logaritmo di 1 più 1 su x quadro. Allora, logaritmo di x quadro abbiamo detto è 2 logaritmo del valore assoluto di x più. Adesso, se io questo lo chiamo t, t che cosa sta facendo? Sta tendendo a 0. Allora, se t tende a 0, lo posso andare a, quella quantità lì la posso andare a mettere al posto di t in questa espressione qua, perché quella vale per t che tende a 0. Quindi qua la prima correzione è più 1 su x quadro meno 1 su 2 x alla quarta, questo al quadrato di su 2, più o piccolo di 1 su x alla quinta. E l'espressione è giusta nel senso che per x che tende a più o meno infinito, questa è una quantità infinitesima, addirittura un infinitesimo di ordine superiore a quarta. Quindi io, come dire, se conoscevo queste due, questa formula, alla fine è solo questa formula, se la conoscevo fino a qui, che la conoscevo fino a qui perché è un limite notevole, e questo limite l'avevo calcolato senza nessuna derivata, semplicemente le formule erano più corte, non c'era questo pezzo qua, ed era piccolo di squadra, non c'era questo pezzo qua, ed era sempre piccolo, in questo caso di uno su di squadra. Quindi, qui non solo io so fare il grafico sostanzialmente, ma so darvi anche un'approssimazione migliore, cioè la funzione f di x qua la posso scrivere come un pezzo più una correzione, poi se conosco la formula un po' più sofisticata più una seconda correzione, e poi quello che avanza sarà una quantità molto piccola. E quindi sostanzialmente il grafico lo posso fare anche senza. Allora, lo sappiamo che x quadro fa così vicino a 0, lo sappiamo che logaritmo di x, vabbè, moltiplicato per 2, sembra la stessa cosa, fa così quando andiamo a infinito, no? Anche se non abbiamo ancora definito funzioni commesse e conto. Lo sappiamo. Quindi il grafico di questa funzione assomiglia a x quadro, qua assomiglia a 2 logaritmo di x quadro. E poi ci sono le dovute correzioni. Questo lo fate senza, diciamo, se togliete questo pezzo qua, l'avete fatto senza nessuna derivata. La derivata la fate dopo, quindi è chiaro, intanto la funzione per x che va infinito va infinito, perché questo pezzo sappiamo che va infinito, per x va meno infinito pure va più infinito, per x in 0 va a 0, è di ordine 2, insomma, x quadro più termini di ordine superiore. Adesso, se vogliamo fare la derivata, la facciamo la derivata, ma la derivata deve solo controllare quello che c'è scritto là. Adesso se io faccio f' di x, quanto fa f' di x? 1 beh, 2x la regola di derivazione della funzione è composta, derivata di 1 di logaritmo di 1 più x quadro di logaritmo di x fa 1 su x, quindi la derivata di logaritmo di 1 più x quadro fa 1 fratto 1 più x quadro per la derivata di 1 del denominatore che fa 2x. Adesso il segno di questa derivata com'è? Negativo, diciamo,
qui abbiamo 0, il segno è negativo, vale 0 in 0, poi è positivo, che vuol dire che la mia funzione scende 0, minimo, in questo caso locale che coincide con minimo assoluto, e poi risale. Vedete, derivata negativa, 0 positiva, scende e poi risale. Il fatto che qua la derivata sia 0 non ha granché di significato. Se la derivata non esisteva, nel senso che esiste a destra la derivata, allora scendeva, poi saliva e c'era un punto angoloso. Se c'era una discontinuità essenziale, scendeva e saliva, là comunque c'era un punto. Chiaro? Quindi se la derivata prima scende, diciamo, se la derivata prima è negativa, poi è positiva, qualunque cosa faccia nel punto, basta che la funzione sia continua, ovviamente all'interno del punto, la funzione è lì, prima scende, poi risale, quindi lì c'ha un, quello che chiameremo un minimo locale, che ancora non abbiamo definito. Penso che abbiamo finito il tempo, no? Fatemi controllare perché a volte vedo un movimento. No, no, abbiamo ancora 3 minuti. Allora, facciamone solo un altro. Facciamone qui un altro. Facciamo f di x uguale arco tangente di x quadro. F di x uguale arco tangente di x quadro fa così. In 0 vale 0, che è un punto di minimo, anzi è il punto di minimo, e poi c'è un solo asintoto orizzontale, vale pi greco mezzi. Questo perché? Ma che ci sia questa asintota è banale, basta fare il limite della funzione per x che tende a più o meno infinito. Per x che tende a più o meno infinito, x quadro tende a più infinito, sappiamo che l'arco tangente per x che tende a più infinito tende a pi greco mezzi. Poi vediamo un po' se possiamo fare il discorso di prima per quanto riguarda gli sviluppi. Veloce, veloce, 2 minuti. Io so che arco tangente di t è uguale a t più o piccolo di t. In verità poi dimostrerò che arco tangente di t è uguale a t meno t cubo terzi più o piccolo di t. Questo per t che tende a 0, ovviamente. Si capisce da o piccolo di t, ma comunque t tende a 0. Adesso arco tangente di x quadro a quanto è uguale? Usiamo questo direttamente. X quadro x alla sesta, x alla 2, elevata ancora alla 3, ma x alla sesta. In realtà il termine successivo sarebbe di ordine 10. Quindi questa vicino a x quadro, vicino a 0, scusate, a x quadro ci assomiglia ancora meno di quell'altro. E vedete, la correzione è ancora più piccola. E questo per x che tende a 0. E per x che tende a più infinito si può fare uno sviluppo? Per x che tende a più infinito si può fare uno sviluppo? Se siete stati attenti oggi, se foste stati attenti, arco tangente di x più arco tangente di 1 su x quando fa? 0. No, la derivata fa 0. Fa pi greco? Almeno se x è positivo, sulla x negativo fa. Ma x quadro è positivo. Allora arco tangente di x quadro è uguale a pi greco mezzi meno l'arco tangente di 1 su x quadro. E allora io questo, quando x tende a infinito, 1 su x quadro tende a 0, allora si può sviluppare usando la stessa formula di prima. Quindi è pi greco mezzi meno 1 su x quadro più 1 su 3x alla 6 più o piccolo di 1 su x alla 6. Quindi quando x va
verso più infinito o meno infinito. Wow, di greco mensi, vi so fare pure una prima correzione, vi so fare pure una seconda correzione. Volendo, quando faremo le forme di McLaren, vedremo, posso fare anche la correzione della terza, quarta. Quindi, adesso, quindi, se voglio fare la derivata è banalmente questa qui. La tangente di f di x è 1 fratto 1 più la funzione al quadrato, cioè x quadro al quadrato x alla quarta, per la derivata di x quadro che fa 2x. Allora vedete, la derivata prima è negativa, la funzione scende, poi è positiva, la funzione sale. Quando x tende a più infinito, la derivata tende a 0, infatti la funzione diventa, diciamo, tende a diventare una costante, quindi diciamo la derivata tende a diventare una costante. Va bene.